davanti a lui. Presidente. Presidente. Mi hanno colpito le cime, che non sono propriamente costruite da nessuno, ma insomma, restaurate quest'inverno con la neve. Perché anche lo scenario esterno è meraviglioso, mi ha colpito moltissimo la grande sala di Viana, naturalmente, e anche questo è fantastico, molto molto bello. Dicono che sia la Versailles italiana. Dietro ai fan. Prima informiamoci bene che alla Versailles è vera funzione, se no daremo noi l'esempio. Grazie. È una storia straordinaria, non solo di costruzione di arte, ma mai è anche una storia straordinaria di recupero, di restauro di una costruzione. È un esempio di come si potrebbe ancora e si dovrebbe dare vita, perché non è soltanto questione di ripristinare un grande complesso, ma poi di darvi vita, ed è possibile, lo sta dimostrando il successo di partecipazione di italiani e di stranieri alla visita di questa splendida reggia. In generale ci lamentiamo in Italia per un impegno insufficiente di valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico, e credo che questa insoddisfazione sia fondata e sia anche salutare. Però ci sono luoghi come Torino, il Piemonte, in cui si è fatto moltissimo e per iniziativa congiunta di soggetti pubblici e di soggetti privati. E questo è un esempio che deve valere per tutta l'Italia.